Buongiorno, ben ritrovati su Svegliati Avvocatura, ore 9, sempre in punto, un breve jingle e siamo da voi. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Ed ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia Ornella Sala. E oggi parliamo di un webinar che seguirà mercoledì prossimo sugli NPL e i crediti deteriorati, e di questo ne parlo con la collega e amica Letizia Vescovini in una intervista realizzata proprio con lei. Andiamo in onda con questa intervista. Silenzio in aula! Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico, il processo tributario telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner, insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Buongiorno a Letizia Vescovini. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Nell'ambito e dopo il coronavirus ci risentiamo per fare un po' il punto su quelli che sono gli NPL italiani, ovvero parliamo dei crediti deteriorati delle banche italiane. Com'è lo stato della situazione? Ma allora posso dire che dopo la sospensione forzata per Covid ho dovuto assistere a la nuova ondata di richieste di pagamento da parte appunto di queste società che gestiscono gli NPL, proprio perché terminata la sospensione prevista dal Covid si sono riavviate le procedure volte al recupero dei crediti. Quindi devo dire che settembre è stato un mese molto intenso per tutti quelli che avevano problematiche di crediti deteriorati e che magari speravano che la sospensione Covid si protraesse di più di quello che non si è protratta. Ecco. E perché così? Ma perché sicuramente in questo periodo i rapporti che erano già stati ceduti e che quindi erano già stati acquisiti da queste società veicolo che vanno a recuperare gli NPL hanno avuto modo di essere messi in esecuzione, quindi di avviare la procedura per ottenere il pagamento dal debitore ceduto. Diciamo che il periodo di crisi ha sicuramente incrementato la difficoltà da parte di tutti i soggetti che hanno rapporti bancari nel rispettare regolarmente le scadenze. Ricordiamo che la sospensione dei mutui, dei finanziamenti era solo limitata a chi fosse comunque in bonis, quindi un soggetto che avesse già problematiche a cui avessero già revocato il rapporto. In realtà diciamo non ha subito azioni esecutive in quel periodo perché era prevista la sospensione delle procedure esecutive, non ha potuto beneficiare di altro per poter diciamo recuperare la sua situazione, così come non era soggetto che poteva beneficiare delle misure di emergenza che hanno in qualche caso consentito a imprenditori e famiglie di ottenere un po' di liquidità per diciamo sopravvivere al periodo Covid. Quindi chi già versava in brutte acque pre-Covid diciamo che non ha sicuramente migliorato la sua situazione post-Covid. Faccio l'esempio magari di imprenditori che avevano già una situazione crediti deteriorati che magari speravano di trovare modo di trattare con
una di queste società per arrivare ad un accordo transattivo, magari contando su nuove commesse e nuovi lavori, è evidente che questo ulteriore periodo di blocco ha impedito loro di poter recuperare quelle somme necessarie per poter intavolare una trattativa, e quindi insomma ci si trova di fronte a questi atti che arrivano molto frequentemente con limitate possibilità di fare delle proposte di pagamento e quindi purtroppo si cerca dal punto di vista legale di trovare dei rimedi per fare fronte a questi atti o per quantomeno insomma permettere al cliente di avere un po' più di margine di tempo per sistemare la situazione. E questo perché naturalmente queste società veicolo, cioè società che agiscono appunto dopo aver acquisito questi NPL, hanno la possibilità di agire nei confronti di questo debitore ceduto, ma è necessario subito verificare nel momento in cui ci vengono notificati gli atti se effettivamente sussiste la legittimazione di questa società e se è titolare effettivamente di questo rapporto. E soprattutto bisogna verificare se, diciamo, in causa ha dato la prova della titolarità del credito. E diciamo che qui c'è un po' una disputa su cosa è necessario dimostrare e produrre appunto per ritenere assolto il discorso della titolarità del credito. Naturalmente per le banche e talvolta anche per i giudici è sufficiente la pubblicazione in gazzetta ufficiale della cessione, anche se diciamo il testo stesso della norma prevederebbe che oltre alla pubblicazione ci fosse anche la produzione dell'iscrizione al registro delle imprese di questo contratto. E ancora di più sarebbe necessario anche la prova del contratto di cessione del credito stesso e quindi la produzione in giudizio di questo documento per capire effettivamente che cosa è stato ceduto. E questo appunto è sicuramente un primo aspetto che è opportuno verificare. Il secondo aspetto riguarda il fatto che il debitore possa, diciamo, opporre a questa società veicolo le eventuali eccezioni che poteva opporre alla banca inizialmente, quindi intendo tutte le contestazioni riguardo alla formazione regolare credito, anatocismo, interessi ultralegali, usura. E da questo punto di vista ci sono delle limitazioni perché appunto queste società godono proprio per legge del fatto che ci sia una separazione patrimoniale, quindi abbiano un patrimonio vincolato e non possono in caso di nel caso in cui si evidenzino appunto delle somme recuperabili riconoscerle al debitore ceduto. Certo. E quindi insomma anche questa problematica non è una problematica così scontata. Diciamo che l'assetto attuale di queste procedure sconta un po' il fatto che la legge che regola questa disciplina è una legge del 99, la 130, che è stata poi integrata, modificata e così via, ma non era proprio nata per diciamo, gestire questo fenomeno, era relativa alla cartolarizzazione dei crediti, soprattutto crediti appunto di imprese e anche dello Stato, e pertanto magari ci sono delle lacune, delle previsioni che non sono propriamente adeguate a quello che oggi si sta verificando. E quindi probabilmente sarebbe opportuno anche un intervento che consentisse di introdurre delle norme che siano più attente di certi aspetti. Ecco. Bene, Letizia, di tutto questo parlerai, e questo volevo sottolinearlo, in un webinar nei prossimi giorni, per esattezza mercoledì. Sì, mercoledì 21. Dove? Sei in streaming? Sei in altra modalità? Sì, sì, devo dire che io mi collegherò in streaming, si svolgerà a Roma,
Sappiamo che insomma, ci sono tanti partecipanti anche in persona, insomma, quindi vedremo cosa, se sarà possibile, se nel frattempo non interverranno delle ulteriori limitazioni. Comunque, se si vuole accedere a questo webinar, è possibile ancora iscriversi, magari verificando appunto i vari collegamenti e quindi è possibile appunto assistere anche direttamente dal web rimanendo a casa, ecco. Bene, grazie Letizia e una buona giornata a te. Grazie, grazie, arrivederci. Uslav Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questa intervista con Letizia Vescovini, che ci ha parlato degli NPL, dei crediti deteriorati, per i quali sarà svolto un webinar mercoledì 21 alle ore 18 da Amici e Caffè, e troverete nei nostri link ogni riferimento utile. Una buona giornata a tutti. La Banca Popolare è proprio un ossimoro. Buona giornata ancora a tutti e buone udienze, e ancora sempre su Svegliati Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Use Law Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Use Law Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.